Noi intanto ci occupiamo nel pomeriggio dell'altra faccia della medaglia. Stamattina abbiamo parlato di algoritmi riferendosi al mondo del lavoro, partendo dall'esempio di Amazon e andando a finire sulla nostra professione. Nel pomeriggio ci occupiamo invece di elezioni, che è un tema piuttosto caldo evidentemente, ma di come queste elezioni le stiamo vivendo in Italia, sempre filtrandole attraverso la lente degli algoritmi, perché siamo reduci, in quanto cittadini del mondo, da una serie di fenomeni, fra cui l'elezione del presidente americano in carica, che, come dire, ha scatenato una ridda di interpretazioni di vario tipo come primo effetto, e poi in seconda battuta invece ha scatenato molto di più, inchieste non solo giornalistiche, anche degli organi competenti americani, che non si chiamano procure, o anche sì nel caso specifico. Quindi, come dire, lì ancora non hanno capito che cosa è realmente successo. Noi proveremo a riepilogare gli strumenti, i metodi che sono stati utilizzati in quel caso, e a cercare di capire come questi stessi strumenti possano essere utilizzati anche nelle nostre prossime elezioni. Manca un mese, poco più, e i giochi sono aperti, come si dice, no? Quindi questa è la disamina grossolana. Ora, ieri è successa questa cosa all'Agicom di cui abbiamo accennato stamattina, che chiamerei subito Michele a riassumere brevemente, col taglio però delle elezioni, e quindi del problema non più sull'algoritmo e su come ci controlla l'algoritmo, ma sul tema specifico di come attraverso gli algoritmi si possa profilare ciascuno di noi in un modo talmente, come dire, profondo. Parlano a Cambridge Analytica del grado 5, il livello 5 di profondità vuol dire che sono in grado di prevedere i nostri comportamenti, cioè di prevedere quello che neanche noi coscientemente abbiamo deciso di fare. Quindi siamo, come dire, un tantinello avanti, no? Siamo quasi nella fantascienza, però sta succedendo davvero questa cosa, è già successa in certi posti del mondo. Come ci stiamo dentro noi, Michele? E il tema con cui abbiamo chiuso questa mattina riguarda una procedura di cui parlavamo anche con Fiengo e con gli altri colleghi, che come sintesi del dibattito il senso era questo: istituire, promuovere, pensare un siccome il tema è l'algoritmo appare ingovernabile perché viene costantemente aggiornato, ed è quello che ci ha detto Ventre. Il tema è come tracciare e monitorare i cambiamenti dell'algoritmo per renderne consapevoli in una comunità, esempio una redazione, i colleghi. La soluzione che si è ipotizzata e che andremo a approfondire nelle prossime edizioni di Digit è un registro degli algoritmi esattamente uguale al programma editoriale su cui si impegna un direttore nell'entrata della sua gestione, per cui un documento in cui sono definite le intelligenze che governano un giornale, e mediante un sistema di tracciamento automatico seguire e registrare tutti i cambiamenti che subentrano nell'algoritmo, per poterne poi, di quei cambiamenti, il 90% insomma, dei quali è pura manutenzione del sistema, valutare, concordare, negoziare, integrare, modificare la parte valoriale. Questo è il punto di arrivo. Perché il punto di arrivo riguarda in qualche modo il tema di adesso? Perché l'altro ieri che ci siamo trovati a discutere, ieri insomma pomeriggio in questo tavolo, io insomma già lo accennavo, un tavolo insomma popolato da soggetti che solo qualche anno fa non sarebbero stati ammessi a quel tavolo.
cioè non sarebbero stati, ma lo dico a Nicodemo, autore di un testo di cui ci dà ragione di questa mediamorfosi, non sarebbero insomma considerati dei, insomma, dei soggetti abilitanti i messaggi elettorali, Facebook, Google, Wikipedia, ma anche ad esempio gli inserzionisti di pubblicità digitale. E il tema, insomma, qual è stato su cui ieri, come dire, si è surriscaldato il clima? E riguarda la pressione individuale che viene oggi esercitata su singoli elettori in ambiti territoriali selettivi, fuori dai denti. Il panel di elettore mobile nei collegi contesi, che è esattamente la partita a cui si riferiva Marco, che è stata giocata negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il tempo, adesso poi torno indietro, questo signore, voi insomma l'avrete oggi, è ritornato il nome, Brad Pascal, è stato il coordinatore della campagna elettorale di Trump. E tra l'altro in due interviste, una al Guardian e una al supplemento finanziario di Repubblica, un mese e mezzo fa, a domanda, insomma, come avete vinto, ha detto: ragazzi, come abbiamo vinto? Ma è facile. Come si vince l'elezione di un presidente della Repubblica oggi? Si piglia un libretto degli assegni, si stacca un assegno da 100 milioni di dollari per Facebook, si consegna questo assegno in base al fatto che Facebook si impegna a fornire i dati identificativi dei singoli elettori particella catastale per particella catastale. Su quella base si elaborano 4 milioni 800 mila profili, quali hanno fatto loro, sui quattro stati contendenti: Ohio, Pennsylvania, Missouri, Wisconsin. Lì si vincono i quattro stati, ma non perché noi gli mettiamo i messaggi e loro si convincono, perché sulla base di quei profili, quando vanno, perché si muovono quelli fisici, non è, come ci spiega anche Nicodemo, che il digitale abroga il fisico, il digitale guida il fisico. Quando quello batte il volontario alla porta del ragionier Manbretti, Avenue 112, insomma, di Pennsylvania, eccetera, eccetera, quello che apre si sente parlare come neanche suo fratello gli parlerebbe, esattamente aderendo agli anfratti psicologici del soggetto. Tombola. Il tema è: una partita del genere può essere gestita in termini proprietari, riservati ed esclusivi dai titolari del know-how? La risposta che fa un cretino è no, ma perché in questo paese già in un'altra stagione abbiamo detto che il proprietario di un sistema mediatico non può fare quello che vuole. Solo che quello lì in confronto a questi era Giacomo Leopardi. No? Ma chi era? Insomma, Mediaset è, insomma, Madre Teresa di Calcutta rispetto a questi signori. Intanto perché quello che diceva appariva in maniera trasparente e controllabile. Questo non è né trasparente né controllabile. Allora, il tema che, insomma, saluto il commissario Nicita, che viene evocato e secondo le tecniche dell'ACCOM si materializza al momento. Allora, il primo tema riguarda un quesito che sommessamente rivolgo al commissario Nicita a nome dell'organismo, ovvero la governance di uno Stato che si basa sulle garanzie può trascendere e prescindere dalla trasparenza dei soggetti in campo? E io per soggetti in campo considero anche se un signore da San Pietroburgo compra, come è stato fatto,
600 milioni di messaggi mirati in Italia. Quello è un soggetto in campo. Piccola parentesi, lo dico a Sergio, la vicenda dei sacchetti, che so suscita il calore e la passionalità più sviscerata dei colleghi, non inizia con l'articolo, ma l'articolo arriva dopo un fenomeno singolare: 480.000 post sparati in 6 ore il 2 gennaio. Andate a vedere quando è uscito l'articolo. 480.000 post in 6 ore organizzati da 680 bot. Domanda: è questo una procedura che può rimanere relegata all'ambito delle attività contrattuali fra privati? Secondo, insomma, tema che riguarda, per cui la questione bot e la questione insomma, gestione e veicolamento insomma, dei messaggi è uno. La domanda insomma, che pongo al professor Ferrari, perché quando ieri ci è stato detto, abbiamo presentato insomma, la domanda, Google e Facebook sembravano i rappresentanti insomma, di una insomma, cooperativa di falegnami. Dice, certo, insomma, conoscendo qualcuno che sa di tecnologia si potrebbe fare, insomma, ci hanno detto. Allora, insomma, domanda, è plausibile immaginare allo stato delle attuali competenze che siano tracciati dal service provider sia gli arrivi i put in dall'estero e sia la geografia della distribuzione? Perché è evidente che io giornalista che mi occupo di questi temi, se vengo a sapere che su, faccio delle cifre a caso, 48 collegi che per caso sono considerati in ballo e sono distribuite in 4 regioni italiane, si concentra il 70-80% di questo traffico, io penso, deduco maliziosamente che qualcuno sta jobbando. Allora, è tracciabile una pressione che mi arriva dall'esterno? È giuridicamente tollerabile che ci sia una pressione dall'esterno in una campagna elettorale? Terzo punto, e ritorniamo a questa mattina, posso considerare azione e promozione informativa ordinaria quella prodotta industrialmente da un sistema automatico? O invece è un'azione mirata e finalizzata, pianificata con investimenti che in qualche modo presuppongono un ritorno? Allora, vi rendete conto che questa è materia in cui però diventa fondamentale l'azione negoziale dei soggetti sociali e professionali? E sarebbe una straordinaria opportunità se regione per regione, collegio per collegio, redazione per redazione, i giornalisti fossero, come in altre stagioni lo sono state, in altri momenti, su altri argomenti, promotori di un presidio sociale di autonomia e sovranità nazionale in questo campo. Perché, come dicevo pragmaticamente e brutalmente stamattina, magari così ci riguadagniamo la fissa in termini di densità aziendale, di ruolo e protagonismo aziendale in questa partita. Allora, io credo che questa storia vada fatta. Tra l'altro, io suggerisco tanto un tema di ricerca. Per esempio, è così irrilevante scoprire se Cambridge Analytica ha aperto o no una sede in Italia? La notizia è che Cambridge Analytica ha aperto una sede in Italia. Alexander Nix, il suo amministratore delegato, ce l'ha annunciato ai primi di dicembre. Dove, come, perché non è dato sapere. Ecco, io credo che per esempio l'irresistibile, indomabile e inossidabile ansia dei segugi italiani, memori di stagioni brillantissime in cui le scarpe furono
consumate sui marciapiedi di tutti i poteri di questo paese, forse potrebbe rispondere a questa domanda, perché voi vi rendete conto cosa significa se una centrale operativa che ha orchestrato questo tipo di pressione ha aperto, guarda caso alla vigilia della campagna elettorale, in Italia un suo centro operativo. Allora ecco, sia nel breve insomma che nel lungo termine c'è i temi. Chiudo insomma con un punto insomma che riguarda insomma la questione dei quattro punti che allora abbiamo sintetizzato insomma come ordine dei giornalisti condiviso dalla Federazione della Stampa al tavolo tecnico, su cui io credo dovremmo fare una campagna. Allora, prima, identificazione di azioni programmate e pianificate da parte dei bot. Secondo, quello che il garante della privacy ha sancito su Rousseau, la piattaforma dei 5 Stelle, ovvero il livello di garanzia tecnologica di funzionamento della piattaforma, in modo da assicurare ad ogni socio e aderente, io sono socio di Facebook, la consapevole gestione dei propri dati. L'ha detto per Rousseau, vale erga omnes per tutte le piattaforme che hanno il piacere di operare in questo paese. Terzo punto, la dark advertising, cioè quei pacchetti di messaggistica mirata individuo per individuo. Ultimo punto, gli acquisti dall'estero, e va da sé e lo capite insomma chiaramente. Su questi quattro punti si può avviare un'azione di bonifica dell'ecosistema, di riclassificazione dei soggetti in campo, di riqualificazione della categoria professionale e anche di un nuovo clima di collaborazione e di intesa con i saperi, con le autorità e con il mondo delle istituzioni. Su questo è un programma che credo possa essere attivato oggi, perché calcolate che si vota tra un mese, ultima battuta, e lo dico a chi ha orecchie per ascoltare, è evidente che i tempi di lavoro di quel tavolo non sono neutri, perché se si vota fra un mese e le risposte mi arrivano il 5 marzo mattina, insomma temo di perdere quel residuo insomma di signorilità che mi conserva e risponderei in maniera un po' pittoresca. Grazie. Thank you.